Buongiorno a tutti, in questo breve tutorial vi illustrerò come attivare il codice di prova per poter godervi GoSpaces con i vostri studenti per 30 giorni. Aprite il vostro account GoSpaces docente o se non ce l'avete ancora, recatevi su gospaces.io e registratevi come docente. Una volta che si è aperto il vostro dashboard da docente, che siete entrati nell'account, andate a sinistra in basso e scegliete aggiorna la licenza GoSpace EduPro. Scegliendo la terza icona a destra potete attivare il codice di prova. Inserite il codice di attivazione che avete ricevuto dal vostro GoSpaces Ambassador, in questo caso è COS*O*, e attivate il codice. Ora che avete iniziato il vostro periodo di prova, cosa vi consiglio? Prima di tutto vi consiglio di esplorare la galleria di GoSpaces, tanti progetti che ci sono e i progetti che si possono rimischiare. Cercate di copiarli e di esplorare come sono stati costruiti. Questa è la prima cosa. Nell'introduzione a questo video tutorial troverete un link al sync link che vi ho preparato, con alcune risorse per iniziare. Le sono molto utili per orientarvi all'interno del splendido sito di GoSpaces ed alcuni lesson plan. Alcuni accorgimenti finali. Per ogni account docente si concede soltanto un solo periodo di prova. Poi vi consiglio di copiare il link dei vostri lavori e di tenerli da parte se in futuro li volete utilizzare per la documentazione dei progetti, perché una volta che il periodo si chiude non potete più entrare nella condivisione del prodotto. Poi vi consiglio un'altra cosa che vi consiglio: come le classi si chiudono, consiglio di copiare nel vostro spazio free e anche i studenti possono copiare le GoSpaces nel loro spazio free e di nuovo anche di quello vi consiglio di tenere il link da parte. Bene, vi auguro un splendido periodo di prova e spero di avere in qualche modo il riscontro di quello che avete realizzato, di come quello che avete provato. Grazie dell'attenzione e alla prossima.